Sembra che siamo bloccati su un'isola deserta. Perché i nostri poteri non funzionano? Perché siamo bloccati su un'isola deserta, quindi non possiamo andarcene neanche con i nostri poteri. Questo sembra il problema logico. Poi c'è quella cosa del misterioso triangolo delle Bermuda ed ecco perché, ok? Oh, me la bevo. Grande, risolto. Ora dobbiamo fare affidamento sulle risorse naturali per sopravvivere. Possiamo iniziare costruendo un bel rifugio primitivo utilizzando la flora locale. Wow! Bene, parliamo del piano per andarcene via. In base ai miei calcoli, ci sono abbastanza materie prime su quest'isola per costruire un mezzo di fuga. Il problema è il carburante. Al carburante ci pensiamo dopo. Andiamo alla laguna e raccogliamo foglie e bambù, piccoletto. Ci penso io, bello. Torta alla crema di cocco per il viaggio? No, sto bene così. Bam 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 bambù, bam 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 bambù, bam 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 bam bam. Che c'è scritto? Qualcosa con ante. Sarà contante o costante? Ah, ci sono! Carburante! A noi serve il carburante! Accidenti, siamo salvi! Tu verrai con me, carburante! Estremo pericolo, discarica di carburante instabile. Adesso non ci rimane che costruire un razzo. Ci pensiamo noi. Cosa ti serve? Fammi pensare. Bambù, sì. Foglie, di sicuro. Mi dimentico qualcosa. Ci sono noci di cocco. Assurdo, le stavo scordando. Ora abbiamo soltanto questo barile, quindi dobbiamo contenere il peso del razzo. Prendiamo l'essenziale e tutto andrà bene. Prima classe. Prima classe. Strobosfera, acquario, scale, puff, telescopio, lampada. Che cos'è questo? Ciao Robin, sto completando la zona della prima classe. La zona della prima classe? Sì, per il milionario e sua moglie. Hai idea di quanto pesano queste poltrone? Neanche la metà del forno di Corvina. Forno? Torta! Robin ti ha dato un lavoro semplice e hai fallito. Volevo rendere felici le persone! Le torte alla crema di cocco fanno felici le persone. Ok, Bibi, liberati di queste cose! Signor sì, bello! E quando hai finito, prepara il pranzo per tutti! Ci penso io! Fatto! Ora devo preparare il pranzo! C'è scritto lancio! O forse rancio! Rancio vuol dire... Pranzo! Pranzo! È un pulsante per il pranzo! Lancio imminente. 10 secondi. 9, 8, 7. Va bene, pronti ad andare. Iniziamo ad avviare il missile, belli. Dov'è il nostro pranzo, piccoletto? Oh, sarà pronto fra 10 secondi. Cosa vuoi dire, Bibi? Il pulsante per il pranzo ha detto 10 secondi. Il pulsante per il pranzo? Non c'è per il pranzo, quello è il pulsante per il lancio. Allora non avremo il pranzo? Oh, Bibi! Oh! Il carburante! Doveva essere instabile! Se fossimo stati su quel razzo, non ce l'avremmo fatta! Ci hai salvati, piccoletto! Sì, l'ho fatto, bello! Sì, l'ha fatto, bello! Sopravvivenza sull'isola! Ok, squadre, la vostra prima prova è trovare il cibo. Abbiamo ordinato la pizza! Niente pizza! La mia pizza! La mia pizza, ma perché? È sopravvivenza, quindi si mangiano cose disgustose. Iniziamo la prova. Cibo sull'isola. La squadra che mangia tutti gli insetti vince. Io non acconsento. Gli insetti sono pieni di proteine, vitamine essenziali e fibre. Per secoli l'uomo è sopravvissuto mangiando gli insetti. Che cos'è quella? Una zuppa di cocco e curry. Gnam gnam. E voglio ripetere di nuovo gnam. Niente gnam. Il mio curry. Il mio
giocare, ma perché? Quella non è sopravvivenza, questa è sopravvivenza! Oh. Ma sì, ho un contorno di vermi con il mio scarabeo, un'altra cavalletta, oh, perché no, mi vizio! Proteine pure! Titans, la vostra seconda prova di squadra è creare dei vestiti con tutto ciò che vi circonda. Che hanno i nostri vestiti? Quali vestiti? Ora, come vi ho appena dimostrato, non si sa mai quando potete ritrovarvi nudi e impauriti nella natura. Raccogliete le foglie e coprite le vostre vergogne. Perché fermarsi alle foglie? Sapete che cosa facciamo? Una sfilata di moda sull'isola! Ahoy, bella! Ecco a voi la splendida tamaragnana Stella Rubia! Indossa le vele di una nave affondata di un marinaio! Mi tuffo in acqua perché questa sirena è scottante! Caspita! E questo demone affascinante incendia con il suo poncio super alla moda di foglie di palma! No! Non lo fate bene! Devo mostrarvi cosa significa essere nudi? Ti prego, no! Ecco a voi la nudità! No! Robin, non sei preoccupato che la tua pelle pallida possa essere attaccata dal sole? Niente che un po' di fango non possa lenire. Ah, crema solare naturale! Oh, guardate, delle sanguisughe amichevoli che mi succhiano le tossine dal sangue. Grazie, molto gentili. Oh, sembra che il sangue succhiato dalle sanguisughe abbia attirato uno sciame di zanzare, o come lo chiamo io, il mio buffet. Proteine pure! Non confesso nulla se prima non indossi dei vestiti. Ah, va avanti, va bene. No, non va bene, non va bene per niente. Incontri sull'isola. Titans, la terza prova è votare qualcuno di noi per farlo uscire dall'isola. Robin. 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 Il risultato non è valido, i voti sono stati manomessi, è un broglio e le schede sono nulle. Voltiamo pagina. Nuova prova! Niente più prove! Già, bello! Abbiamo imparato le cose sulla sopravvivenza, è un gioco da ragazzi. Beh, davvero? È questo che pensate? Sì! Assolutamente sì! Va bene, visto che siete maestri survivalisti, allora possiamo passare alla prova finale! Ho chiamato un alieno esperto di caccia grossa che ci perseguiterà incessantemente fin quando non prenderà le nostre teste come trofeo! Aspetta, aspetta! Hai chiamato un alieno collezionista di teste? Ma sei impazzito! Wow! Spettacolo di luci laser! Ti va una grattugiata di noce di cocco, bello? Ma certo! Altro cocco in arrivo! Io non ce lo faccio più! Detesto il cocco! Brutto! Mai più! Mai più! Brucia, cocco! Brucia! 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 Ho sfogato tutta la mia rabbia contro il cocco. Titans, ci serve dell'altro cibo, ora! Ma abbiamo solamente noci di cocco! Brucia! Andiamo dall'altra parte dell'isola. Quella di cui parli è una zona ancora inesplorata dell'isola. Chi può dire quali misteri ci aspettano una volta arrivati? Il misterioso lato dell'isola, voodoo. E dove il mistero giace, voodoo. Ed è diverso dalla mia terra, voodoo. Meraviglie da scoprire, voodoo. Ma... Avvolta dei misteri io, voodoo. Tesori antichi da scoprire, voodoo. Allora... Sete d'avventura dentro il cuore mio, voodoo. Ma... Andate! C'è un'ombra su quel muro, voodoo. Va bene, Stella, dall'altra parte dell'isola. Thank you.
tempo. Le patate! Sono molto meglio di quelle diaboliche noci di cocco. È un'esplosione di sapori, Belly. Ehi, sono più buone se le schiacciate. Ehi, ci sono i dinosauri. Sì, li ho visti. Al momento siamo concentrati sulle patate. Ok, non volevo essere sicura. Dinosauri! Questi sauri dei dino sono fantastici. Io credevo fossero estinti. Erano estinti, è vero. L'ho letto in un libro. Sono sopravvissuti qui per milioni di anni senza la presenza degli umani. Titans, abbiamo scoperto qualcosa di straordinario e abbiamo solo due opzioni. Usiamo i dinosauri per un parco dei divertimenti oppure li addomestichiamo. Ah, per il parco c'è molto lavoro da fare. Già, e poi c'è sempre qualcosa che può andare storto, malgrado tutte le misure di sicurezza, eccetera. Addomestichiamoli! Non capisco il pallone da basket con la faccia. Amici, il teschio del pirata giocatore di pallavolo con la faccia è preoccupato per la vostra mente. Mi ha appena detto che parlare con le attrezzature sportive inanimate con le facce è il segnale della follia. Oh, il teschio del pirata giocatore di pallavolo con la faccia ha ragione! È l'isola della pazzia, ci sta facendo impazzire! Il mio unico desiderio è tornare a casa! Qualcuno di voi ha detto desiderio? Salve a tutti, sono il signor Robin, il presentador. Benvenuti sull'isola dei desideri pazzi. Signor Robin, perché è sgattaiolato dal cespuglio come un essere inquietante? Per potervi ascoltare senza essere visto. È super inquietante, bello. Anche il vestito è inquietante. È lo stile dell'isola, per sedersi sui cespugli. Vediamo. Oh, sì, lo so! Vorrei che io e il mio amico Bibi fossimo dei musicisti famosi! Ah, un desiderio fantastico! Cyborg, entra nel cespuglios e lascia che il tuo sogno diventi realtà! Intendi il cespuglio inquietante? È un cespuglio magico! Va bene, ma è meglio che non abbia nessuna strana vibrazione! Ritmo spacca, bello! Stai inventando canzoni di vero successo! Ma non spacca abbastanza! Ci servono altre parole! Bello, io sono forte con le parole! Posso inventarmi qualcosa? Allora facciamolo! Inizia il freestyle! Che cos'hanno i Titans? Che nessun altro ha! Che cos'hanno i Titans? Che nessun altro ha! Che cos'hanno i Titans? Loro hanno il go! Finalmente ecco il demo, bello! Ehi, manca il mio nome! Questo demo ci renderà famosissimi, bello! Famosi! Go! Abbiamo go, il go! Abbiamo go, il go! Bastano la mia canzone alla radio! Vuoi dire la nostra canzone? Sì! Passano la nostra canzone alla radio! In cima alle classifiche! C'è solo una cosa che vogliamo da voi! Quando lo chiediamo rispondete con noi! Che cos'hanno i Titans? Che nessun altro ha? Che cos'hanno i Titans? Loro hanno il go! Bello? Ehi, tocca a me! Giusto! Bibi, qual è il tuo desiderio? Niente di strano! Voglio mangiare una torta! E poi? E nient'altro! Puoi desiderare tutto ciò che vuoi e chiedi solo una torta! Proprio così? Magari vorresti pensarci ancora un po'. No, voglio quello che voglio. Ah, va nel cespuglio se fa che il tuo sogno diventi realtà. La mangerò tutta quanta. Com'è la torta? Deliziosa. Il pancino ti fa male? No. E va nel cespuglio e fa che i tuoi sogni diventino realtà. Essere tornati a casa! Vado a farmi una bella doccia, emano una certa puzza! Odorami, bella! Oh, allontanati! No! Ti odoro io, bello! Oh, caspita, forte! Ora odora me! Disgustoso! E quella sarebbe puzza, odorate dietro al mio orecchio! Oh! Vado a guardare Pretty Pretty Pegasus! Perché la TV non funziona?
Ho usato la scatola delle registrazioni come un cappello. Ti piace? Ah, siamo qui da meno di un minuto e già detesto tutto. Io voglio ritornare sull'isola. Ma davvero? Allora potresti ammettere che io avevo ragione. Bisogna stare attenti a ciò che si desidera. Sì. Sì! Sgancio bomba della conoscenza! Avventura sull'isola. Ok! Baseball! Teschio! Ma primo che quell'isola era finta, però era finta che la palma di noci di cocco! Aspettate, quest'isola è finta? La canzone dice il vero, gli alberi sono finti! Tutti quanti? Ma perché non ce ne siamo accorti? Perché non ci siamo mai passati in mezzo. Soltanto gli svitati camminano tra gli alberi. C'è qualcosa di reale qui. Le pietre sono di schiuma. La banana all'interno ha un microfono. Penso che il granchio sia una telecamera. Le lentiggini sul mio di dietro sembrano topolino. Sì, hai ragione, Robin, sono due orsi femmina. Ora, per quanto sembri assurdo, credo che questa sia una messa in scena e che noi siamo osservati. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Che ne pensi di quella? Un boccaporto. Ma certo! Qualcosa mi dice che stiamo per iniziare un'altra avventura sull'isola. E uffa. Avventura sull'isola. Che cos'è questo posto? Qualcuno ha piazzato le telecamere sull'intera isola. E hanno registrato ogni nostra mossa. Aloha, Titans! Control Freak! Dovevo capire che dietro c'era il maestro della manipolazione dei media. Mentre facevate la crociera di piacere, vi ho rubato la barca, vi ho cancellato i ricordi, vi ho portato su un'isola finta all'interno di questa sfera e ho annullato i vostri poteri! Ah!